Bene, siamo qui con il professor Luigi Nobruni, economista e docente alla LUMS di Roma. Lei ha partecipato, ha fatto un intervento presso il Palacongressi di Riccione in occasione del convegno nazionale CISM Scuola e ha parlato di invasione della logica aziendale nella scuola. È stato molto critico, professore, perché non si può applicare la logica aziendale nella scuola? Cioè, si può applicare in dosi omeopatiche, cioè non in dosi da cavallo come a volte si è tentato negli ultimi anni. Questa invasione di ideologia aziendalista che c'è in tutto il mondo, l'idea che oggi è dominante, che se vuoi fare una cosa seria devi farlo fare dagli aziendalisti, dai consulenti aziendali, dai tecnici dei bilanci e degli incentivi. Siccome la scuola è una comunità, non è una società, quindi vive di realtà di tipo più comunitario, quindi se io utilizzo l'incentivo che chiaramente ha come sua natura di rafforzare la competizione fra gli insegnanti, questo tipo di strumento che funziona nelle grandi organizzazioni con migliaia di dipendenti, quando abbiamo 50 professori, nei casi migliori, o 30, che vanno tutti nella stessa classe, che interagiscono con lo stesso gruppo classe, questi strumenti che funzionano in certi contesti nella scuola non funzionano. Dovremmo utilizzare incentivi, vogliamo chiamarli così, o premi più comunitari, più collettivi e meno individualistici. Quindi lei sostiene che la competizione nella scuola non fa bene agli studenti? No, la competizione tra gli insegnanti. Allora, tra gli insegnanti la competizione va utilizzata in modo molto cauto e deve essere funzionale alla cooperazione, perché in tutte le organizzazioni umane se la cooperazione non c'è si chiude, perché la cooperazione è più dominante della competizione. La competizione funziona se è funzionale a cooperare. Quando si supera una soglia, come accade anche nelle imprese, no? Tutti vediamo che quando i lavoratori sono messi troppo in competizione si sfalda il legame sociale, quindi le imprese si implodono. Questo vale nelle imprese, vale di più nella scuola. E nella scuola si è superata questa soglia secondo lei? Ma ancora no, però diciamo la cultura dominante, che è la cultura del business negli ultimi 20 anni, va in una direzione molto forte, associata all'altra faccia della medaglia che si chiama meritocrazia, che si invoca questa benedetta meritocrazia sbagliando contesto, e quindi il rischio c'è. Ha parlato del teorema dell'anello debole, dice in poche parole che cos'è? Che la forza di un sistema si misura dall'anello debole, non dall'anello forte. Quindi se io ho in una classe un professore demotivato che mi va con gli stessi studenti tutte le settimane, se io non coltivo questo professore e punto sull'elite, sulle eccellenze, è quell'anello debole che mi rovina tutto il lavoro degli altri. Quindi una manutenzione di un gruppo classe va fatta a partire dai più fragili. Ha fatto anche riferimento... Non solo fragili di studenti, fragili dei docenti. Certo, è chiaro. E ha fatto anche riferimento alla Costituzione, all'essere meritevole. Secondo lei dipende dalla vita e non dal singolo? Sì, cioè quando si dice l'articolo 34 l'Italia, la Repubblica, fa sì che i meritevoli e i capaci possano arrivare ai livelli più alti degli studi, e io dico che cosa ce ne facciamo dei non meritevoli e degli incapaci? Cioè li scartiamo, li mettiamo in riserve, dobbiamo fare in modo, perché il merito, l'essere meritevole non dipende dal talento, perché il talento stesso dipende dalla vita. Se io nasco in una famiglia sbagliata, che non ho gli incentivi, non ho i cromosomi giusti, non sono colpevole. Quindi se tu mi dici tu non puoi accedere ai livelli più alti, quindi io direi i demeritevoli e gli incapaci dovrebbero essere messi nelle condizioni di diventarlo. La Costituzione ha fatto riferimento che è stata creata prima del 68, prima di politiche. Cioè, in un mondo ancora patriarcale e gerarchico, esatto. Che in certi casi non si vede, ma in alcuni articoli si sente ormai l'usura del tempo che andrebbero riformati. Senta, perché nelle riforme della scuola è stato abolito il voto nel corso degli anni? No, pensiamo alla Montessori, perché appunto è che il voto favorisce la dimensione competitiva e può scoraggiare la dimensione cooperativa. Quando accade questo, i riformatori hanno intuito che dovevano ripartire da rendere... cioè ogni studente, pensiamo a Don Bosco, ogni studente ha un accesso all'eccellenza, che è tutta sua e che non è standardizzabile in voti. Ognuno andrebbe valorizzato, incentivato e premiato in base al suo daimon, al suo talento. Standardizzare con i voti è un male minore, però i riformatori hanno intuito questo, che la scuola è prima cooperazione e poi competizione. Ha detto
guai a riaprire le scuole speciali. Sì, assolutamente, noi abbiamo una sorta di primato mondiale sulle scuole inclusive, cioè l'insegnante di sostegno è equivalente alle cooperative sociali, dove io non creo lavoratori con handicap tutti insieme in una scatola, ma li inserisco nella vita normale. Così nelle scuole, con assistenza, lo studente con dei disagi è insieme a tutti gli altri. Fa bene allo studente, fa bene alla classe. E c'è la tentazione aziendalista di dire ma non è efficiente per gli altri avere accanto ragazzi con dei problemi, facciamo scuole speciali. Sarebbe un fallimento colossale. Sarebbe tornare indietro sì. Di 40 anni. Ultimissima domanda, come si fa ad aumentare la stima sociale degli insegnanti? Innanzitutto parlandone bene. Le parole sono importanti, la benedizione, dire bene agli insegnanti, ringraziarli. Io che ho tanti nipoti, non ho figli, ma quando tornano a scuola, da scuola a casa, che mi raccontano quello che hanno fatto in classe, io ho una riconoscenza per gli insegnanti infinita. Anche però forse compenso. Compenso però deve crescere per tutti. Cioè noi dobbiamo remunerare, il contratto collettivo dovrebbe aumentare la remunerazione media degli insegnanti, non utilizzare un fondo incentivante per le cime, perché questo tipo di meccanismo in una piccola comunità come la singola scuola non funziona. Dovremmo fare in modo che i contratti collettivi alzino la remunerazione di un 20-30% rispetto ad oggi, per tutti. Quindi la logica dell'aumento su cui si sta andando, più da contrattazione, più di nicchia, più solo per i meritevoli, non io non sono d'accordo. Cioè, noi oggi dovremmo lavorare perché tutta la classe docente sia riconosciuta di più anche come salario. Poi si può lasciare un 5% a qualche forma di premio, ma non la parte più importante. Attualmente, poi concludiamo, guadagna un italiano a fine carriera, un docente italiano, la metà di un collega tedesco. Sì, ma non solo questo. Un docente italiano in piena carriera guadagna meno di un'ora di consulenza di un consulente. Cioè, meno di un'ora di lavoro di un top manager. Un'ora e un mese. Cioè, un mondo così non è sostenibile. Cioè, che noi diamo lo stipendio di un mese che equivale a un'ora di consulenza di una persona, questo significa minare il patto sociale. Noi dobbiamo riequilibrare le remunerazioni dei lavori in Italia e nel mondo. Ma è un fattore più culturale o più politico che frena questa tendenza? Tutte e due, perché chiaramente la politica è espressione della cultura e viceversa. Sicuramente noi da 30-40 anni abbiamo un'invasione molto forte della logica del business che ha portato queste conseguenze. Fino a 20 anni fa la scuola si era protetta dall'aziendalizzazione, da 20 anni ha ceduto e vediamo i risultati che sono questi. Ringraziamo l'economista Luigino Bruni. Grazie.